Ciao a tutti! Oggi parliamo di cinema e per l'occasione vi parlo di un film fresco fresco nelle sale, già presentato l'anno scorso al Festival di Cannes, ma finalmente in arrivo anche per il largo pubblico, almeno in Italia, il 22 gennaio. Un film che è stato accolto come uno dei più importanti della sua stagione e già vi lascia intendere quanto pesi questa nomea, perché sono molto contento della fortissima vitalità del cinema autoriale di questo periodo. Cioè, considerate che solo a gennaio sono usciti uno dietro l'altro film grandiosi, a cui si aggiunge appunto il film di cui vi parlo oggi. Quindi è veramente il momento giusto per andare al cinema tutti i giorni, perché ci sono praticamente solo film belli. È una cosa che non succede quasi mai, ma sono molto contento. Sembra quasi di rivivere sulla pelle l'atmosfera che doveva esserci quasi negli anni 60, quando c'erano film belli tutti i giorni al cinema, ecco. Sono veramente emozionato da questo punto di vista. È un film, quello di cui vi parlo oggi, che Alfonso Cuarón, il celebre regista, ha definito tra l'altro come il più importante del secolo. Ora, questo pesa decisamente di più. Fatto sta che è anche un film che io ho atteso tantissimo, sin da quando era stato annunciato al Festival di Cannes, e ha anche ottenuto il premio della giuria, se non ricordo male. Comunque è un premio molto importante. Attualmente è candidato a 5 premi Oscar e sto parlando de La Zona d'Interesse. La Zona d'Interesse è il quarto lungometraggio di Jonathan Glazer, che io ho potuto vedere in anteprima grazie a Studio 29 e ai Wonders Pictures, che ringrazio tantissimo, e ero in brodo di giuggiole, ma appunto cercavo di capire se effettivamente le mie aspettative fossero effettivamente confermate. Come sapete, io quando faccio una recensione cinematografica da cinefilo incallito, mi piace molto di più raccontarvi a caldo la mia esperienza di spettatore, senza farmi influenzare da recensioni, da trailer, cioè proprio andando tabula rasa. Avevo pochissime informazioni riguardo a questo film, mi è bastata l'idea iniziale, due commenti durante il Festival di Cannes e il fatto che comunque fosse il nuovo lungometraggio di Jonathan Glazer, un regista che in realtà io amo maggiormente per i suoi videoclip più che per la sua produzione cinematografica. Ad esempio Birth, Io sono Sean e Under the Skin non mi hanno convinto così tanto, però comunque nel suo arsenale ha innanzitutto un'estetica molto interessante e in secondo luogo, banalmente, ha firmato alcuni dei videoclip più iconici degli anni 90, da Karma Coma dei Massive Attack a Karma Police dei Radiohead, per dire. Quindi ha un bel curriculum il ragazzo, ecco, mettiamola così. Io sono andato in sala con alte curiosità e sono uscito completamente svuotato. Il primo pensiero che ho avuto è "oh mio Dio", e successivamente ho pensato, io odio usare questa parola a sproposito, anche perché quando vieni colto dall'entusiasmo del momento poi ti scende magari, no? Però io mi sento così anche il giorno dopo della visione, quindi mi sento di usarla, anche se la sussurro. Per me questo film è un capolavoro. È un capolavoro, è uno dei film più potenti che abbia visto di recente, negli ultimi anni, anzi posso dire, sia al cinema che non. Quindi io comprendo anche i film che mi sono recuperato da solo in casa. È stata un'esperienza veramente totalizzante, come non ne facevo da tempo. Ed è un film, per me, geniale. È un film tratto dal romanzo omonimo di Martine Amis, che non ho letto, ma che sono molto curioso di recuperare, perché già solo guardando questo film posso intuire quanto diverso possa essere il libro. Perché qua c'è proprio una ricerca nella messa in scena veramente spiazzante. Ma ora bando alle ciance, perché appunto se non conoscete questo film, non avete sentito parlare, cerco di delinearvi che cosa racconti,
Inevitabilmente potrei fare qualche spoiler, anche se ve lo dico, non ci troviamo di fronte a un film dove si scopre che l'assassino è il maggiordomo, ok? Però c'è gente veramente delicata sugli spoiler, quindi, quindi io vi avviso già, è inevitabile farne, quindi iniziamo. Allora, La zona di interesse è un film che si apre narrativamente con la presentazione di una famiglia tedesca, madre, padre, diversi figli, che vivono in questi anni 40, dividendosi appunto nelle loro faccende domestiche, faccende quotidiane, banalmente anche attimi di serenità, l'andare tutti insieme al fiume a prendere il sole, a sguazzare nell'acqua, oppure ancora in casa organizzare delle feste di compleanno, preparare i bambini per andare a scuola, oppure banalmente provarsi una pelliccia, provarsi un rossetto. Insomma, tutti elementi che ci lasciano intendere quanto questa famiglia sia benestante, una famiglia che ce l'ha fatta, che ha costruito il proprio sogno borghese, una incantevole casa tutta minimal, perfetta, con tanto di giardino, un giardino immenso che contiene anche un orto, una piscina, insomma, proprio il sogno borghese per antonomasia. C'è pure il cane che scodinzola, c'è pure il cavallo con cui fare delle lunghe passeggiate. È tutto molto bello, con la differenza che manca un piccolo dettaglio. Vi ho detto infatti che siamo negli anni 40, siamo nel pieno del nazismo, della seconda guerra mondiale, e quello che non vi ho detto è che il capo famiglia, il padre, è sostanzialmente il direttore responsabile del campo di concentramento di Auschwitz, che si trova al di là del giardino della famiglia, cioè questa famiglia vive di fianco a questo campo di concentramento. Quindi il film, naturalmente, è un racconto sull'orrore della Shoah, ma è anche, soprattutto, e qua pian piano che cogliamo gli elementi, ci rendiamo conto di quanto questo film sia un'analisi spietata, fredda e chirurgica della banalità del male. È un concetto che è stato espresso da Hannah Arendt e che poi si è sviluppato tantissimo nel racconto di questo tema, di cui si parla molto anche a livello cinematografico, letterario, che è stato molto esplorato. Eppure Glaser riesce a dare un taglio completamente nuovo a questo tema. Quello che interessa a lui è soprattutto sì raccontare quell'orrore, ma dall'altra parte è soprattutto quello di concentrarsi sul microcosmo, ed è anche un po' la scelta, perché io sul libro sono andato a informarmi perché volevo un po' capire quanta assonanza ci fosse tra le due opere, ed è un po' anche il concept che ha spinto Martin Amis a scrivere questo romanzo, il fatto di volersi concentrare sul microcosmo per raccontare qualcosa di più ampio. Perché microcosmo? Perché noi in questo campo e in altri campi non entreremo mai. Non vedremo mai niente di facciata dell'orrore che si sta consumando in quei posti. Noi ci concentriamo filtrando le atmosfere familiari di questa famiglia, quasi come se fosse un grottesco Grande Fratello, se vogliamo. Ma la particolarità di questo film è che ha una doppia lettura. In questo film, che vi posso dire è mostruoso dal punto di vista tecnico e in tutti i sensi, la regia è chirurgica, è proprio quel tipo di regia che a me piace, inquadrature fisse, asettiche, molto fredde, molto precise, simmetriche. E allo stesso tempo spiazzanti, perfette e spiazzanti nella loro perfezione, ti mettono proprio a disagio in alcuni punti, in correlazione con un bellissimo studio sulla direzione della fotografia, che va da toni concilianti e pastellati anche all'uso del negativo, del bianco e nero, in modo veramente magistrale. La recitazione, su cui spicca sicuramente la straordinaria attrice tedesca Sandra Hüller, che tra l'altro già
ha incantato con Anatomia di una caduta. Insomma, ma tutti gli attori qui sono bravi e credibili nei loro ruoli, ma soprattutto il sound design. E qua mi ricollego, questo è un film a doppia lettura, cioè la lettura di quello che vediamo e la lettura di quello che ascoltiamo. Glazer gioca tantissimo con il suono, un suono che rende chiaro anche nei momenti concilianti, familiari, l'orrore di sfondo, l'orrore davanti al quale, tra l'altro, i protagonisti vogliono chiudere gli occhi, non vogliono guardare. È un suono in cui musica stridente, una colonna sonora in cui musica stridente, urla e pianti si susseguono costantemente, a volte in modo più sottile, altre volte veramente in modo epocale, ok? Terrificante. Non vediamo nulla, ma proprio il fatto di non vedere nulla, il fatto che il film non urli mai, rende il tutto tosto da digerire. Questo è un film tosto, non è un film che si può vedere con leggerezza. Al di là delle tematiche, è proprio come ti presenta la tematica ad essere sconvolgente, distruttiva, ti svuota completamente. E quindi noi seguiamo visivamente, un po' come se anche noi volessimo non vedere la faccia della realtà e rimanere chiusi in un orticello. Noi seguiamo i protagonisti, ad esempio, deliziarsi nell'orto che hanno appena realizzato, con tutte le varietà di piante possibili, o dell'organizzazione di una festa in giardino con i bambini, ok? Senza dimenticare quello che c'è al di là di quel muro. Un muro che va coperto perché comunque si vede il fumo, e quindi la madre sta progettando di costruire, di far crescere un'alta vigna, così si vede un po' meno, ok? È questa l'impostazione. Però vi dicevo, questa è una spietata analisi chirurgica della banalità del male, perché naturalmente questa famiglia incarna il male, ma lo fa, ma viene studiata da una prospettiva effettivamente sconvolgente, perché obiettivamente il padre è un mostro per il lavoro che fa e per quello che rappresenta ai nostri occhi, ma allo stesso tempo noi comprendiamo come le sue scelte, lui parla del suo lavoro come se fosse il suo lavoro, punto. Cioè, nel senso, quando riceve una telefonata in cui viene informato che verrà promosso e che gli verrà affidata un terrificante compito che lo porterà al trasferimento, lui accoglie la cosa come se fosse un avanzamento di carriera, punto. Cioè, come se chiudesse comunque lo sguardo su quello che effettivamente sta andando a fare. Ha una visione distaccata di quello che fa e ragiona sul suo mestiere come un normale borghese. Un normale borghese che riceve la promozione dal capo. Perché noi vediamo come quest'uomo, ai nostri occhi malefico, sia un uomo comunque molto attento alla sua dimensione familiare. Ragiona proprio da borghese, nel senso, il fatto che nella sua prospettiva lui si è fatto il culo per costruire la casa dei sogni. La casa dei sogni per lui e la sua famiglia, con un giardino bellissimo, nel lusso, nel benessere, sempre un piatto in tavola, cioè, nella sua prospettiva è quello che conta, e così come conta anche l'ambiente giusto dove crescere i propri figli, che è condiviso da Hedwig, sua moglie che, nonostante dove vivano, decide che quella è la casa dei sogni perché hanno faticato tanto per ottenerla, e lei non sarà disposta ad andarsene, crede anzi che sia, proprio per quello che rappresenta, il luogo più sereno dove crescere i figli. Qua, ve lo giuro, a me si è stretto il cuore. Ma ci sono altre scelte narrative per me sconvolgenti, perché nelle scelte narrative che fa Glazer
riesce a disturbare senza mostrarti niente, banalmente. C'è un momento che mi ha sconvolto, sinceramente, in cui appunto il padre ottiene questa promozione, per fare cosa lo scoprirete nel film, che lo costringe al trasferimento. Quindi lui saluta la famiglia. E poi, nonostante il sangue sulle sue mani per quello che il suo lavoro in quei tempi comporta, lui ha questo bellissimo momento estremamente umano e delicato con il suo cavallo. Lui saluta il suo cavallo come come potremmo salutare tutti noi il nostro cane o il nostro gatto quando per lavoro dobbiamo andare via una settimana, una trasferta lavorativa. Cioè, è quello che faccio anch'io con Manila, per dire. Quando vado in fiera una settimana, pianti del tipo, oh mio Dio, mi mancherai! Ok, che non è che sto andando a fare chissà cosa, cioè dopo qualche giorno torno, però vi giuro, a me ha sconvolto quel punto. Sarà che mi sono rivisto, ma a me ha sconvolto proprio, perché lui ha questo momento estremamente umano e delicato con il suo cavallo, che è il suo animale domestico con cui ha un rapporto intensissimo a livello di complicità. Gli dà i bacini sul muso, gli dice mi mancherai tantissimo, so che sarà dura anche per te, ma non preoccuparti che tornerò. Io sconvolto in quel punto, ma io ho fatto un esempio, ma ci sono tanti punti in cui Glazer è veramente capace di usare poco a livello narrativo, a livello visivo, per distruggerti. Perché questo film ti costringe, in un certo senso, nonostante il disprezzo, nonostante l'orrore, nonostante l'angoscia, riesce comunque in più punti a farti riflettere sul fatto che inevitabilmente anche tu, spettatore, sei un po' come loro, nel senso che all'interno più sei talmente focalizzato sul tuo orticello, sul tuo benessere, i tuoi privilegi, che non ti accorgi di quello che succede fuori. Ed è inevitabilmente una storia, questa, che pur riferendosi a un momento preciso, cioè il momento preciso dell'evento più drammatico del Novecento, è perfettamente traslabile su ogni tema e diventa in questo senso anche estremamente attuale. È un film che ragiona tanto sulla relazione che noi abbiamo con gli orrori del mondo, ed ti costringe in un attimo a svegliarti su quella prospettiva in modo inquietantissimo. C'è un altro punto all'interno di questo film che io ho trovato geniale. È verso la fine, quindi potrebbe essere uno spoiler per tanti di voi, ma questa scelta narrativa mi ha ucciso e l'ho trovata pazzesca. C'è un punto in cui all'interno del film, verso la fine, si fa un salto avanti nel futuro proprio nel momento antecedente in cui il protagonista sta per effettivamente prepararsi per questo suo nuovo incarico, e c'è un salto in avanti nel futuro e ci troviamo ad Auschwitz, effettivamente, ma oggi, quindi effettivamente al museo. Glazer ci porta lì, ma non lo fa con retorica, non lo fa con l'intento del dire, con quella retorica tipica con cui si racconta questa tematica, questo orrore. Lo fa non mostrandoci i visitatori che vanno a fare questa esperienza. Ci porta in un momento preciso, ci porta durante le pulizie, e seguiamo per alcuni momenti queste donne delle pulizie che preparano il museo di Auschwitz pronto per accogliere i visitatori. E anche qua gioca tantissimo con il doppio significato, nel senso che ci costringe in un certo senso a guardare quello che è successo, ma allo stesso tempo lo fa togliendo, cioè noi vediamo gli effetti di quello che è successo, di quell'orrore, ma allo stesso tempo è come se fosse una conseguenza quando è troppo tardi, no? E allo stesso tempo il fatto che abbia scelto quel momento lì è estremamente spiazzante, perché obiettivamente per queste donne pulire il museo è diventato il loro lavoro. Quindi
Quindi dopo un tot, ma non è una colpa, cioè nel senso sceglie proprio quel momento a livello simbolico. Quindi dopo un tot che lo fanno, magari i primi giorni, ok, rimangono anche un po' emotivamente scosse. Ma dopo che già una settimana che lavorano e fanno le stesse cose, puliscono i pavimenti, cioè diventa tutto automatico, perde il significato e diventa semplicemente, ma giustamente dalla loro prospettiva, il loro lavoro. E ti costringe in questa situazione scomoda, Glazer, il fatto di metterti nella condizione di mettere in discussione la tua stessa prospettiva sugli orrori del mondo. E lo fa su questo tema in particolare, e lo fa in modo diretto. Questo nonostante non sia un film che urli, non è un film che ti fa vedere chissà cosa a livello disturbante, ma gioca tantissimo con il non detto, gioca tantissimo col suono, tant'è che il suono in alcuni punti sembra toccare delle corde inclini all'horror psicologico, inclini da questo punto di vista. Però è prima di tutto, ed è quello che è spiazzante, un luminoso slice of life. È proprio un grande fratello di questa famiglia, il loro racconto, quello che noi vediamo e ci costringiamo a vedere, ma se puoi chiudere gli occhi, chiudere l'udito non lo puoi fare. E quindi se puoi chiudere gli occhi e guardare l'orto con i fiori bellissimi, non poter sentire quello che succede davvero diventa veramente complicato, se non impossibile. Ed è in questo senso cruciale il personaggio della madre di Hedwig, che ha un arco narrativo effettivo all'interno di questo film, molto interessante. Il film in sé, ve lo posso dire, è un capolavoro. Cioè, ve lo dico proprio tranquillamente, perché questa esperienza di vuoto, di svuotamento che ho provato è stato potentissimo. È un film proprio preciso, chirurgico su tutto. Riesce a scuotere, a sconvolgere con poco. Riesce a farlo con una crudezza sottotesto incredibile. Ed è un film che racconta, esplora un tema, appunto, giustamente dibattuto, esplorato, e lo fa da una prospettiva talmente unica che riesce veramente a scuotere anche sul presente, sulla nostra percezione e su come noi agiamo nei confronti del mondo esterno, un po' sempre chiusi nel nostro giardino perfetto, no? Cazzarola, è potente. Io vi dico, andate a vederlo assolutamente, andate a vederlo al cinema, per forza, per forza. Non che visto sulla televisione, non, se aspettate un po' e prenderete il DVD o lo guarderete in streaming e non abbia la stessa potenza. Però al cinema naturalmente è proprio decuplicata questa cosa, soprattutto per il lavoro incredibile che c'è sul sound design. Fatevi questo favore, andate a vederlo, non sarà facile perché è un film veramente tosto, ma ne uscirete svuotati, sì, probabilmente avrete la serata rovinata a livello di umore, cioè perché sarete lì un po' così. Io ci ho messo un po' a riprendere, ero lì completamente svuotato, però è proprio la dimostrazione che quando un film è potente, veramente riesce, o un'opera d'arte potente, riesce veramente a toccarti nel profondo, e secondo me è un'esperienza che va fatta. Questa era la mia recensione sulla zona di interesse. Probabilmente avrei voluto dire tante altre cose perché ogni scelta estetica e narrativa in questo film ha un significato forte. Però non voglio tediarvi oltre e potrei andare veramente a braccio in modo confusionario. Vi dico solo andatelo a vedere. Esce in sala il 22 febbraio, che è gennaio. Ho detto gennaio prima, 22 febbraio. E niente, fatemi sapere se l'avete già visto, magari siete riusciti a beccarlo in qualche anteprima, magari Fortunatelli l'hanno visto anche a Cannes, Nvidia in quel caso, oppure ditemi se andrete a vederlo. Io vi dico assolutamente guardatelo. Avete letto il libro invece? Cosa mi sapete dire? Sono curioso da quel punto di vista. E detto ciò, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ciao!